Amore mio. Amore. Ciao ragazzi! Come state? Noi ve lo chiediamo sempre e voi non ci rispondete mai. Rispondeteci. Siamo sempre in Piemonte. E oggi visitiamo una villa detta... dello stilista, o detta anche il castello. Su questa villa non ci sono molte informazioni. Sappiamo che è abbandonata da almeno 25 anni. Pare che soggiornasse una famiglia solo durante la stagione estiva. E durante il periodo di vacanze, naturalmente. Ragazzi, qualcuno ci ha chiesto dove si trovano i luoghi che esploriamo. C'è qualcuno che li rende noti? Noi preferiamo di no. In modo che non diventino luoghi turistici e che non vengano vandalizzati. Poi in realtà sono posti che si trovano, insomma, basta fare delle piccole ricerche, sì. E si trovano. E vogliamo anche ricordare che quando noi facciamo queste esplorazioni lasciamo tutto intatto, tutto come troviamo. Non tocchiamo niente. Non scassiamo, non scavalchiamo. Assolutamente. E lasciamo tutto così com'è, nel rispetto del luogo e anche di chi ci ha vissuto. Arrivati nelle vicinanze di questa villa o castello, piccolo castelletto, insomma, ricorda un castello, ma non è un vero castello. Probabilmente è soprannominata il castello solo perché lo ricorda, sì. Perché ha la torre. La torretta. Abbiamo trovato tutti questi pupazzetti su questo muretto. E non solo. C'è una casa di un artista o di un collezionista che probabilmente ha fatto tutto questo. Sono incollati per arrivare a una Madonnina nera e a una... un ruscelletto. E ce n'è ancora lì, Ma qua è pieno. Ce n'è dappertutto. Ce n'è dappertutto. A questa la mafia gli ha spezzato le dita. E brontolava troppo. Cos'è, un carabiniere quello? Non è un carabiniere. Su ogni pietra o tronco. Tronco sono stati incollati? Sì. Madonna, non so neanche io da dove. Ce n'è sempre di più. Pazzesco. E quelli stanno facendo l'amore, questi due dinosauri. Questa è bellissima. Secondo me ne metterà sempre di più. Ah sì, Sarà un artista. O magari un collezionista. Collezionista. Non si fermerà certo qui. No. Continuerà a metterne. E anche dentro casa sua. Dappertutto, sono dappertutto. Oddio, ma proseguono. Cioè... E sui tavolini, puffi. Sì, ma ce ne sono anche là. A casa sua, ma basta, amore. Va bene, andiamo. Solo questo. Del borgo. No. Sì, ma qua ci sono anche delle ripetizioni, E li ha attaccati davvero ovunque. Non lo abbiamo ripreso, ma abbiamo potuto vedere che sono anche dentro casa. Sì, esatto. E sicuramente è un appassionato. E sicuramente gli manca anche qualche lunedì. Adesso entriamo nella villa perché sta già per fare buio. Andiamo. Andiamo. C'è uno stemma nobiliare, e forse anche di là. E queste probabilmente sono le iniziali della famiglia. E che iniziali sono? Allora, N e B, credo. Ma dov'è questo fumo? È la polvere. Questo fumo qua è polvere? Sì. Polvere è l'aria fredda. No, lasciala aperta. Sì, lasciamo aperte le porte.
Vediamo se possiamo accendere la luce. Sì, adesso. No. Non si accende. Oh. Wow. Che roba. È tutto rimasto com'era. Ragazzi, ma qua c'è la tavola apparecchiata. Questo è un foglio di un diario, di un'agenda, con dei conti, guarda. 7.229 lire. Qui c'è un vasetto di Motard e Dijon. Oh, no. Chissà di quanto tempo è. Questa pagina di giornale è del 1989. E possiamo vedere che alle 20.30 su Rete 4 c'era Beniamino, agente segreto. Questa agenda invece è del 1961. Potresti provare ad aprirla magari. Non c'è niente. Ah, sì, sì, qualcosa c'è. Ci saranno i conti. Ah, qualcosa c'è. Scritto Serdier, latte 3/4. Non so cosa significa, mezzo litro di latte. Ce l'avevano con il latte. 3/4, un litro, 3/4, mezzo litro. Mezzo litro. Ogni giorno scrivevano quanto latte, ma quanto latte non si sa di cosa. Latte un litro. Il pavimento è tutto rotto. Sì, mi immagino che fossero tutti qui seduti intorno a questa tavola e facevano dei conti e intanto bevevano dei liquori e poi facevano un panino con la Motard de Dijon. Ci sono ancora le tende. Questo camino sembra che sia stato utilizzato fino a ieri. Questo è un divano. Questa è una rivista? È la rivista, oggi, del 1973. 73? Mm-hmm. Siamo matti. Mm-hmm. Non la apriamo, dai. No. La foto di famiglia. E gli avi. Gli avi di questa casa. Si sente ancora il profumo di quelle case antiche. Questo è un potager? Sì. Comunque è strano vedere che ci sono ancora tutte le cose, piatti, le pentole. Non hanno portato via nulla, quasi niente. Sembra che siano andati via di corsa. Erano appassionati di Motard de Dijon. Ah sì? Lo trovi ovunque. È vero, Motard de Dijon e Motard de Dijon. Anche a noi piace la senape. Sì. Questo frigorifero è bello. Non riesco a aprirlo. Chissà perché c'è una forchetta infilata. Sai che lì... La ghiacciaia? Ma c'è tipo una sorta di cantina, qualche cosa, però non si riesce ad andare. No. E non so se ci voglio andare. Neanch'io. Posso provare? Si arriva anche dal corridoio, però giù si prosegue e si va giù in cantina, che preferirei non andarci. Sì, la cantina forse no. Una panca. Solo giornali. Cos'è che è stato scritto? Chiocciola? Fake? Non so. System failure. Oh oh. Che cosa? Questa sì che è apparecchiata.
Questa sì che è apparecchiata con le posate, bicchieri, la bottiglia d'acqua. Per 3 persone. Qualche simpaticone ha disegnato. Amore, andiamo via. Ma amore, è questo. È questo. Ehi. Andiamo via. Amore, guarda. Vedi che mettendo il piede lì, metti il piede su, metti il piede lì. Vedi? No, più in là. Dai. Certo che avevano una vista da questa finestra, molto lugubre. C'è un po' di vetri. Ah, ecco di dove era il vetro. Forse questo è il Monte Cervino. Carino questo salottino. Questo salottino in mezzo alla rampa. Anche la finestra è molto bella. Qua ci saranno le camere da letto. Entriamo prima in questa. Dio, qua ci sono i letti. È incredibile, ancora con le coperte. Che roba. Ma che cos'è questa? Un comò. No, questo cos'è? E penso sia... Guarda sopra il soffitto. Il soffitto ha perso di un po' di... con l'umidità. Chissà se ci sono le lenzuola, quella era la mia curiosità. Lo scopriamo subito. Wow, sì, ci sono le lenzuola. C'è il coprimaterasso. Siamo a posto, Come l'abbiamo trovato. Questo è un piccolo bagnetto. Dove però per entrare bisogna un po' scavalcare un po' di cose, insomma, va bene così, dai. Sì. C'è ancora la carta igienica. È vero. È strano che nessuno ancora l'abbia usata. Qua sembra che qualcuno abbia cagato di recente, perché c'è una puzza abbastanza... Si forte. Abbastanza reale. Smalto, squid, e il sebe shampoo. Il sebe. Oh, qua c'è il dentifricio. Ancora no, non è un dentifricio. Cos'è? Contiene? Neto. Sarà una pomata per le emorroidi. No, è un dentifricio. Ah no, dentifricio. C'è anche la pietra pomice. Ah, eccolo lì, la pasta del capitano. La lavatrice Candy. Questa ha i suoi anni. Guarda che piccolo l'oblò. E poi com'è strana la manopola per il lavaggio. C'era anche Xtra. Xtra. Il Gama non lo ricordo no. Assolutamente. Forse l'Xtra potrebbe, un po' più probabile. Oh. Qua c'è un'altra stanza da letto. È strana questa cosa che le porte siano ancora intatte. Non sono proprio rotte per niente. Perché dovrebbero rompersi, scusami? Dopo tutti questi anni, magari l'umidità. Erano porte buone. Sono buonissime, sì, sì. C'è della carta igienica sotto il letto. Sì, ancora la rete con le molle. Questo non ha rifatto il letto però prima d'andare. No. Amavano molto le riviste, anche perché una volta non c'erano gli smartphone. Vediamo se si riesce a vedere cosa c'era fuori. Ci sono altre case, come vedete, qua vicino. Hanno anche lasciato un giubbino.
Il giubbino del bambino? No, no, il giubbino da donna. Faceva delle iniezioni chi stava qua. Ah, sì? No, adesso te lo dico io perché è lo stilista, che c'è il manichino là. Dov'è? Non l'ho visto, non voglio vederlo ancora. Comunque questo stilista secondo me era francese, perché ci sono molte riviste in francese, anche i libri, e qua c'è un'agenda scritta da lui in francese, in lingua francese. Anche le riviste in francese. Poi c'è un bel ritratto femminile. Qua cuciva, eh. Sai, questo qua è il mobiletto dove metti sì. I fili da cucire, la roba da cucito. Lì si va fuori. No. Vedi? Sì. Dopo andiamo lì. Sì, ma facciamo in fretta perché è troppo buio. Ed ecco perché è la villa dello stilista. Oh. Questo era il suo studio, possiamo dire. Sì. Ecco qui l'inquietante manichino. Carino questo lampadario. Sì. È piena di queste ortensie. È incredibile però che siano rimaste secche, però praticamente... Intatte, dai. Intatte. E qua lo stabilimento che è qua vicino, possiamo anche dirlo. Sì. C'è una bella bambolina. Come ti dicevo, stazione di Toulon, in Francia. Quindi si può andare fuori? Wow! Direi che è molto lugubre adesso. Vediamo se si vede qualcosa così. Poco. Questo è appunto uno di quei terrazzini che si vedeva dall'esterno. Al primo piano. Beh certo, senza luci, senza niente, ovviamente è lugubre così. Però tutto sommato doveva essere un bel posto, dai. Sì. Si alzano le nebbie. Mm? Sì, forse è meglio andare. Come? Forse è meglio andare. Abbiamo ancora su da vedere, eh? Non ancora, ci abbiamo ancora delle stanze. Qua? Sì. Ah, questa è una bella stanza. Ci sono ancora le scarpe. No. Assurdo. Oh. Cosa hai trovato? C'è una Lucky Strike. Mi piacevano i paesaggi africani. I materassi di una volta con la lana. E quelle scarpe piccoline. E tante croce. Una borsa sul letto. È tutta attaccata. Ok, vuoi venire? Sì, mi aspetti. Ma cosa c'è qua? Un sottotetto? Sì, questo è un sottotetto. Questo è un catino per sciacquarsi la faccia. Ci sono anche... Oddio, delle scarpette da bambino. Ma no, alla fine sono come quelle che erano nella camera da letto. Ah, sono piccole come quelle? Sì. Che non fosse stata una donna, questa, questa stilista. Può essere. Abbiamo il cielo sulla testa. Speriamo che non ci crolli il soffitto in testa, comunque quello è il cielo. Ci sono anche dell'infradito e anche delle scarpe, delle pantofole. Tante calzature. Ah, questo erano i primi piumoni, ma non erano dei piumoni. Non erano dei piumoni. Perché non erano... No, poi so che non tenevano tanto caldo. Non erano dei rivestimenti. No. Questa cosa potrebbe essere? Non lo so. Una cameretta. Nulla.
che è come se non avessero mai ristrutturato la parte sopra, perché la parte sotto non è così. E qua la usavano come magazzino, forse. Oppure prima di andare via hanno buttato qua tutta questa roba. Può darsi. Anche qui c'è quel lampadario che c'era nello studio dello stilista. Questa porta aveva un lucchetto e comunque c'è un odore un po' strano, un tappeto. Avevano i tappeti alla parete, come piace a noi. Anche noi abbiamo i tappeti alla parete. Do not enter. 666. Oh. Questa è la stanza che è stata scelta dai vari satanisti e via dicendo. Chissà perché. Chissà proprio perché è proprio questa. Sappiamo che ha volato con Air France perché è francese, c'è scritto. E lì c'è un dipinto, non capisco perché lui ha il cappellino e lei le trecce. Un famoso artista che ha dipinto una scena così campestre. Vado io su. Io vado, No, ma è bellissimo. È stretto. Peccato che è buio. Oh. E adesso poniamo anche lì. Non si sale ancora su. Sì, ma bisogna vedere fuori. Di là sei riuscita ad andare? C'è un terrazzo. Questo è il terrazzino che è il terrazzino della torretta. Non siamo messi a pavimento qua? No. Insomma. C'è una guaina. No, tiene, tiene. Certo, sarebbe stato più carino riprenderlo di giorno, eh? Sì. Ecco. E poi che bello. Si può salire ancora. E arrivare lì. E arrivare lì. Guarda cosa ho trovato per terra. Una corda, qualcuno ha voluto impiccarsi. Cioè, se tu vedi una corda, quella è la prima cosa che ti viene in mente. Sì, perché è il nodo scorsoio. C'è ancora questa scaletta molto stretta e ripida, e questa ci porterà su nella torretta definitiva. Ultimo livello da superare. Ok, vieni. Aspetta. Ciao, perché è un po' impervio. Non sono mai salita su una torretta del genere. Il fatto è che non so se è aperta. Sì che è aperta. Aperta? Tutto aperto. Ed ecco qua la torretta finale. Sì. Siamo proprio in alto. E poi... una roncola. Ma sembra finta. Ah no, è solo un falcetto. Un falcetto. Sì. Ma cosa ci fa qua un falcetto? Non lo so. Adesso tu vuoi andare via, vero? Sì, andiamo via subito. È soltanto stato un peccato non poter vedere questa torretta di giorno. Sì. Perché sarebbe stato più bello. Vado prima io, e speriamo che non si siano chiuse le porte. Quelle che hai lasciato aperte? Sì. E se le troviamo chiuse, che cosa? Vuol dire che qualcuno le ha chiuse e dobbiamo scappare. Via. Quella chiudila. Potresti non fare queste urla. Ma ho paura. Di che cosa? È buio. Io ho più paura di cadere da questi gradini che altro. Sono talmente piccoli. Comunque voglio vedere un attimo una cosa. Aspetta, fai solo questo. È una lettera. 28 aprile 69. Caro Christian, alcuni giorni or sono con gioia ho ricevuto
letto la tua graditissima lettera del 16 aprile. Scusami se non ho potuto risponderti prima, dovuta solo alla scarsità di tempo, causa il molto lavoro. Non per questo ti ho scordata. Anzi, ti ricordo con intensità, simpatia e ammirazione per la sensibilità del tuo animo, finezza di espressione che con parole semplici esprimono una lezione di profonda amicizia o di sensibilità non comune. Le ore trascorse assieme sono state liete e piacevoli e vorrei che non terminassero così velocemente, ma purtroppo molte circostanze non me lo consentono. Da come hai scritto tu, pensi di poter trasferirti a Melar per un periodo di tempo relativamente lungo e ne sarei veramente felice. Così potresti ammirare di nuovo le montagne. Sì. Tanto sei attaccata. Questo mi rallegra. Per me, da come descrivi, devi essere molto impegnata e devi dividere il tempo tra lo studio ed il lavoro. Ed è un compito che non tutte le ragazze della tua età sanno compiere. È molto difficile trovare con altrettanto virtù. Penso però che ogni sacrificio presto o tardi sarà ricompensato ed è appunto ciò che con tutto occorre ti auguro. Ti assicuro che l'affetto sarà ricambiato anche se pur non riesco sempre a esprimerlo. Conoscendoci meglio ci scopriamo maggiormente in profondità. Ti invio un caro saluto ed un piccolo bacetto sul tuo bel viso. Spero di vederti presto. Mia francesina bella. Christian! Scusami dello scritto, forse non troppo leggibile. Guido. Abbiamo potuto anche leggere questa lettera di più che amore, di sì, un'amicizia profonda. Un'amicizia profonda e di tenerezza. La lettera era destinata a Christian. Da parte di chi? Guido! Bene ragazzi, siamo arrivati al quadro finale. È stata una bella visita. La villa non era vuota, abbiamo trovato dei mobili, le sedie, suppellettili. E quindi è stato sicuramente interessante. Interessante, sì. E dentro questa casa regna il silenzio più totale. Fuori no. Qua vicino c'è uno stabilimento dove parcheggiano dei tir che trasportano della roba, quindi forse si sente un po' di rumori, forse quando si sente un po' di rumore. Abbiamo capito che sì, ecco perché è chiamata Villa dello Stilista. Sicuramente chi ci abitava, magari anche solo per periodi di villeggiatura, ci lavorava anche. E abbiamo anche scoperto che probabilmente lo stilista o la stilista era francese. Siamo stati molto soddisfatti di questa esplorazione. Oggi dovevamo riuscire a farne un'altra, ma niente, non ce l'abbiamo fatta. E quindi ci vediamo al prossimo video, no? Sì. Amici, continuate a seguirci, iscrivetevi al nostro canale, mettete un like, lasciate il commento. Sì, lasciate un commento, diteci che cosa ne pensate. Noi adesso andiamo a Chapayrat. E c'è Rean, Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!